I prime nozze. Buonasera. Buonasera. Maestro, buonasera. Lei buonasera. Ultimo, ma non ultimo. Sapete di che cosa parlavamo? De Balloon. No, di un mio grande amico, che non c'è più, Claudio Villa. E ora ha detto del suo ultimo concerto a Savona, che ha voluto che gli dirigessi l'orchestra per cantare Granada, cosa che io feci con grande soddisfazione, un po' poca bravura perché non sono un direttore d'orchestra. Comunque Claudio Villa non aveva un ugolo, aveva un organo qua così, era una cosa meravigliosa. Ed era anche una persona molto buona, generosa e molto simpatica. E invece così non traspirava queste sue... Assolutamente d'accordo con te, perché dava l'impressione di essere pieno di sé, montato e... Invece no, invece grande. Quella serata che siamo stati insieme proprio tutta la sera, è stata l'ultima, lui parlava sempre di sua moglie, di suo figlio e delle sue figlie, sempre. Però stasera ricordiamo un altro grande amico, Don Andrea Gallo. Un ricordo di Don Andrea? Ci vorrebbe l'enciclopedia. No, Andrea, come si fa a non ricordare Don Andrea? L'ultima volta che l'ho visto era in un bar a Savignone, avevo un concerto lì, lui lì che prendeva col suo sigarone, mi sono fermato a chiacchierare un po' e poi non è stato molto, è mancato. È mancato a tutto, mancherà sempre, perché lui prendeva il telefono, si aprivano porte, finestre, tendoni, si apriva tutto perché... Sapevano cosa le sue idee quali erano. Erano quelle dell'eguaglianza, dell'umanità, della democrazia. Adesso non so dove sia lui, non so, con la nostra credenza sarà nel paradiso dei giusti. Non lo so, speriamo che ci sia il paradiso. Io spero, io sono credente. Non lo so. Tu sai che la religione non va tanto d'accordo con la scienza, no? Assolutamente no. Ecco. Vabbè, maestro, cosa ci fai ascoltare questa sera in onore di Don Andrea Gallo? Luca, stasera è una canzone che a lui piaceva, perché Max, che è mio figlio, che adesso saranno insieme a suonare lì su, come dici tu, nel paradiso scie, dei giusti. Tra le scie dell'universo, certo, è molto certo, bello questo certo. termine. E, Max allora rilesse le vecchie canzoni genovesi, le più belle, no? Ad esempio questa sera Fasso, che l'ha riletta lui, l'ha arrangiata lui, fu Celesena con la fisarmonica irlandese, poi ha fatto invece ma se che penso Köglia d'onde tipo col finger, ecco. E poi ha fatto arrangiato col complesso di chitarre acustiche di Hocus Pocus, ha arrangiato Saluto a Sena stile country, cioè uno spettacolo, è una cosa, era un grande anche lui. Maestro, non vediamo l'ora di ascoltarti. Sei troppo buono. Un abbraccio a tutti. Ciao. Grazie. Maria Namaskar.